e benvenuti a questa edizione del TG 2000. Vediamo i titoli di oggi, sabato 21 settembre. Cerimonia delle toghe al Tribunale di Urbino, l'attestato al merito professionale a testimonianza dell'attività pluridecennale a 9 professionisti del territorio. Presentazione del tenente colonnello Maurizio Petrarca e del capitano Giuseppe Esposito, compagnie carabinieri di Pesaro e Urbino. Consegnati da parte dell'amministrazione comunale ducale i diplomi agli studenti meritevoli. La professoressa dell'Uniurba Antonella Penna sulla situazione del mare Adriatico tra mucillagini e aumento delle temperature. Dal 23 al 29 settembre sarà Sant'Angelo in Vado la co-capitale di Pesaro 2024, presentate le attività. Benvenuti a questa edizione del TG 2000, apriamo la serata con la cerimonia delle toghe tenutasi al Tribunale di Urbino nella giornata di oggi. L'attestato al merito professionale è stato consegnato a 9 professionisti del territorio che da oltre 40, 50 e 60 anni hanno fatto e continuano a fare attività sul territorio. Scopriamo insieme com'è andata nel prossimo servizio. Nell'aula Paolo Cigliola del Tribunale di Urbino, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Città Ducale ha conferito nel corso di una pubblica cerimonia la toga di diamante all'avvocato Enzo Vampa, la toga di platino all'avvocato Luigi Ciancamerla e le toghe d'oro agli avvocati Maurizio Binotti, Loris Mascioli, Salvatore Daccardi, Manlio Manuali, Marcello Fagioli, Giuliano Mellini e Antonio Fabi. Attestati di merito professionale a testimonianza della loro attività svolta per oltre 60, 50 e 40 anni. L'ha definita una professione tanto importante quanto difficile. Oggi 9 premiati hanno dato grande dimostrazione di professionalità, un grande esempio per gli avvocati di oggi e di domani. Certamente, questa cerimonia è molto importante sia per il suo aspetto celebrativo ma soprattutto perché è una sorta di passaggio di testimone, una sorta di passaggio ideale di testimone dalle vecchie alle nuove generazioni. E gli avvocati oggi premiati, tutti indistintamente, uno ciascuno di loro, è sicuramente un grande esempio che i giovani possono seguire. E quindi noi li abbiamo premiati molto volentieri e speriamo che queste doti, queste capacità si trasmettano anche ai più giovani, insomma. Un momento per riflettere anche su quello che è questa professione. Certo, un momento molto importante perché oggi si festeggiano addirittura delle toghe di platino, delle toghe di diamante e delle toghe d'oro, quindi i metalli e i minerali più importanti, più preziosi che esistono al mondo. A coronamento di una lunga professione di questi onorevoli colleghi che hanno sposato la toga e non sono mai separati, chi per 60, chi per 50, chi per 40. È un obiettivo raggiunto ancora una volta dall'Ordine degli Avvocati di Urbino, avere tanti colleghi che hanno dedicato la loro vita alla professione è veramente un onore. E questi costituiscono praticamente il passato e il presente. E il futuro è in aula, sono i giovani. Saranno i giovani a tramandare, a prendere esempio dai nostri colleghi più anziani quello che hanno fatto nella loro vita lavorativa per tutti noi, per tutta la società. Un consiglio ai giovani che hanno seguito le vostre orme. Studiate, studiate, studiate. Non esistono improvvisazioni. Rispettate il cliente, ma pretendete il rispetto da parte del cliente. Ovviamente il riconoscimento di una vita spesa nell'illusione di contribuire a fare giustizia. Comunque quello che è bello è rincontrare tanti volti, tanti amici con i quali passato insieme esperienze, delusioni, soddisfazioni. E insomma è una vita ricca di sensazioni e di ricordi che sono belli anche se sono per il tempo passato purtroppo. Comunque sono molto soddisfatto. Momenti importanti qui al Tribunale di Urbino, si rende omaggio a una professione in un luogo che Urbino è riuscito a mantenere all'interno delle proprie mura, una festa grande per i professionisti e una professione importante. Sì, ovviamente è una festa grande, le toghe d'oro, quindi l'omaggio alla carriera, alla professionalità di questi
dei nostri avvocati in un momento storico molto importante, perché appunto il 2024 è stato l'anno della conferma di Urbino Capoluogo, quindi il Tribunale, primo fra tutti, che è stato salvato, fra virgolette, per merito di persone appunto dell'Ordine degli Avvocati, l'allora Presidente Ciglioli, è stato salvato con un passaggio, diciamo, che ha confermato che Urbino rimanesse il tribunale, ma adesso col capoluogo sicuramente è garantito per sempre. Questo credo per la nostra comunità sia un grande risultato, ma non per Urbino, ma per l'intero territorio dell'entroterra, perché la giustizia è il primo diritto della Costituzione, la giustizia deve essere applicata e deve essere vicina ai cittadini, in questo caso di Urbino lo è. Torniamo in qualche modo a parlare del maltempo, perché continua nelle Marche l'attività di Croce Rossa Italiana a supporto della popolazione colpita dall'alluvione. Oltre 80 le volontarie e i volontari impegnati sul campo e più di 30 i mezzi messi a disposizione. A distanza di poco più di un anno la regione si è trovata ad affrontare un'altra drammatica emergenza. In queste notti gli equipaggi hanno portato assistenza in varie zone del territorio regionale. Al momento prosegue ancora l'attività di supporto alla popolazione colpita dall'alluvione, con oltre 80 volontarie e volontari impegnati sul campo, coordinati da Emanuele Baio, e più di 30 mezzi messi a disposizione per le varie necessità. Le squadre di soccorso sono occupate nel monitoraggio, nella logistica e nelle operazioni di aspirazione dell'acqua dai locali tramite l'uso di idrovore nella zona di Osimo, Numana, Castelferretti e Aspio. Il personale della Croce Rossa è inoltre attivo per offrire supporto sociale e psicosociale, confortando le persone più vulnerabili. E ci sono novità nelle caserme di Pesaro e Fano. Sono stati presentati oggi il tenente colonnello Maurizio Petrarca e il capitano Giuseppe Esposito delle compagnie appunto di Fano e di Pesaro. Vediamo com'è andata la cerimonia che si è tenuta oggi. Ho assunto da pochi giorni il comando della compagnia Carabinieri di Pesaro. Provengo dal comando del nucleo investigativo del comando provinciale di Frosinone. E devo dire che sin da subito, appena sono arrivato a Pesaro, ho avuto subito delle buone impressioni di questo territorio, diciamo, caratterizzato dalla presenza di una popolazione molto cordiale ed accogliente, che rende questo territorio sicuramente appunto accogliente e bello. E ho notato anche molta vivacità anche sotto il profilo economico. E questa è una cosa su cui bisogna porre l'attenzione, perché un tessuto economico così florido, così ricco, potrebbe essere anche, diciamo, nelle mire di associazioni criminali che hanno intenzione magari di riciclare capitali provenienti, diciamo, da attività illecite. Per il resto ho notato che il territorio è molto vasto e sicuramente per porre in essere un efficace controllo del territorio bisognerà lavorare molto, ma io in ciò sarò coadiuvato dai miei comandanti di stazione, che sono dislocati capillarmente su tutto il territorio di Pesaro, nonché dal nucleo operativo radiomobile, che assicurerà il primo intervento al verificarsi di episodi delittuosi di qualunque natura. Sicuramente saranno degli obiettivi che ci porremo, diciamo, per cercare di porre in essere delle azioni, diciamo, dei servizi sicuramente a largo raggio, mediante i quali cercare di prevenire e reprimere tutte quelle forme di illegalità diffusa che caratterizzano questi posti, diciamo. Sicuramente è una città sicura, è una bellissima città, ho conosciuto le autorità locali e insomma abbiamo iniziato questa nuova avventura. Stiamo intensificando i servizi di prevenzione per contrastare il fenomeno delle truffe agli anziani. Incontreremo le persone vulnerabili in incontri che faremo nel territorio. E sicuramente quello che accrescerò è la presenza e la vicinanza ai cittadini per verificare quali sono i loro bisogni, le loro necessità e quindi aumentare il grado di percezione di sicurezza. L'ultimo incarico è stato presso il comando Tenenza Carabinieri di Falconara Marittima, comando che ho retto per quasi 2 anni, dall'agosto 2022 fino all'agosto 2024. Il comune di Fano informa con una nota la cittadinanza che nella notte tra domenica 22 e lunedì 23 settembre sarà effettuata la disinfestazione contro la zanzara
Tigre, intervento che era stato posticipato negli ultimi giorni a causa delle condizioni meteorologiche avverse. L'operazione si svolgerà a partire dalle ore 23:45 della notte di domenica, proseguirà fino alle 6 di mattina di lunedì su tutta la città grazie all'intervento di 7 ditte specializzate. Contestualmente Enel Green Power provvederà alla disinfestazione sul canale Albani in coordinamento con gli interventi programmati dall'amministrazione comunale di Fano. E ci spostiamo nel Teatro Sanzio di Urbino, si è tenuta la consegna dei diplomi, una cerimonia che tutti gli anni si ripete, un omaggio agli studenti meritevoli che sono usciti con 10, 100 e 100 elode dai 4 licei della città e dalle scuole superiori. Sentiamo come è andata e le motivazioni di questa cerimonia. Un momento di festa a Teatro Sanzio per omaggiare gli studenti meritevoli dei 4 istituti superiori della città di Urbino e della Volponi Pascoli. 100 gli studenti e le studentesse premiate perché usciti dalle rispettive classi con il massimo dei voti. L'evento, molto partecipato, è stato scandito da momenti musicali a cura dei ragazzi e delle ragazze della Volponi Pascoli di Urbino. Un riconoscimento agli studenti del territorio, oramai appuntamento fisso nel calendario ducale. Esatto, ormai è da diversi anni che c'è questo appuntamento ed era importante che questo appuntamento si concretizzasse anche quest'anno, anche se un pochino in ritardo rispetto agli altri anni, però è importante riconoscere a questi ragazzi che hanno avuto un percorso scolastico eccellente e farci sentire come amministrazione comunale, con tutti i dirigenti delle scuole che sono coinvolte. E quindi un momento importante, perché questi ragazzi vanno così valorizzati, si devono sentire anche un'amministrazione vicina. E sono convinto che questi sono momenti che rimarranno nei loro cuori e quindi anche per il futuro avranno un ricordo, lasceremo a loro una pergamena, perché è importante non dare niente per scontato. Questo è uno di quei momenti, quindi per un ragazzo, come dicevo, è un momento importantissimo della loro vita. Ci sono ragazzini di 14 anni che escono dalle medie e ragazzini di 18-19 che escono dalle superiori, quindi credo che sia proprio un bel momento. Un momento importante per valorizzare i giovani di Urbino e non solo, giovani promettenti nel mondo dello studio, una strada non obbligatoria ma importante per il futuro. Abbiamo voluto realizzare questa iniziativa, sì, per premiare il merito, ma per lanciare fondamentalmente il messaggio che è importante soprattutto per i giovani darsi un obiettivo e lavorare seriamente per il raggiungimento di quell'obiettivo, che sia la scuola come oggi o che sia altro nella vita, però bisogna metterci l'impegno, bisogna crederci e bisogna realizzarlo, quell'obiettivo. Questo è il senso di oggi, l'iniziativa non è rivolta solo agli studenti meritevoli residenti nel comune di Urbino, ma a quelli che hanno frequentato le scuole di Urbino e che quindi vengono anche dai comuni limitrofi, perché comunque anche scegliere le nostre scuole è importante per il comune di Urbino. Quello della formazione è un processo continuo, che quindi non finisce neanche con l'università, perché quello che l'università soprattutto si propone di fornirvi sono gli strumenti, non tanto le nozioni, quindi gli strumenti per continuare quell'aggiornamento che deve essere continuo, questo è fondamentale. Il mondo cambia, le tecnologie cambiano, quindi se uno ha gli strumenti per capire come utilizzare queste tecnologie può ovviamente riciclarsi molto facilmente e cambiare anche facilmente il lavoro. Ai nostri microfoni la professoressa dell'Università di Urbino, Antonella Penna, sulla situazione del mare Adriatico tra mucillagine, aumento delle temperature e costante il monitoraggio e il lavoro dell'Ateneo Ducale, anche grazie alla barca Atena. Sentiamo dalle sue parole quello che è il quadro che è stato fatto dopo il periodo estivo.
Anche l'Università di Urbino dedica studi e ricerche per quello che riguarda la salute del mare Adriatico. In questi ultimi mesi sono state fatte delle ricerche, tanto si è parlato di alcuni aspetti di questo nostro mare tra mucillagine e temperatura dell'acqua. Cosa è emerso dai vostri studi? Sì, purtroppo quest'estate è stata un'estate dal punto di vista turistico e poi dal punto di vista anche scientifico non una buona estate per quanto riguarda la comparsa di mucillagini, che ricordiamo le ultime dal 2004, addirittura del 1989, e un sensibile riscontro continuo degli aumenti di temperatura sia della colonna d'acqua che di superficie. Noi abbiamo monitorato tutti i mesi le condizioni del costiere, delle acque, uscendo appunto con la nostra barca di Ateneo Atena, che ci permette costantemente da tanti anni di monitorare lo stato di salute delle acque costiere. Quest'estate c'è stata un'anomalia meteorologica sull'Italia, per cui grandi piovosità dal nord Italia, immesse dai grandi fiumi poi e dagli altri fiumi minori, ha portato acque dolci con forte irradianza, temperature elevate, con stabilità della colonna d'acqua, si è innescato un fenomeno complesso ma naturale, non tossico, della formazione di questi ammassi mucillaginosi, che però hanno perdurato per lungo tempo, quasi tutta l'estate, lungo le coste e a largo del mare Adriatico, soprattutto partendo dal nord sulle coste ovest, ma interessando il sud fino alla Puglia e anche in Croazia. Questo ha comportato ovviamente un danno forse, speriamo, non grande, non impattando in modo diciamo preponderante sulle attività turistiche, ma anche sull'acquacoltura e sulla pesca, per il problema del soffocamento eventualmente dei mitili sui filari, ma soprattutto però hanno risentito degli aumenti di temperatura e anche della pesca, perché la mucillagine intasa le maglie delle reti da pesca. Una modifica c'è stata, si stia registrata anche per quello che riguarda diciamo la flora e la fauna di quello che è il mare, anche con pesci e altri animali che solitamente non si trovano nei nostri mari. Sì, questo lo stiamo registrando da tempo, che una sensibile tropicalizzazione, se la vogliamo chiamare, del Mediterraneo, anche dei mari diciamo a latitudini più a nord, si è registrata da tempo con l'aumento repentino della temperatura superficiale. Questo comporta una migrazione naturale di biota, quindi sia vegetali che animali, dalle aree più diciamo latitudinali più basse attraverso il canale di Suez verso le nostre aree, migrazioni che vengono anche fatte, che vengono anche operate tramite le navi, lo scafo delle navi, il fouling, le ballast water, quindi sono tutti diciamo fenomeni naturali e diciamo mediati dall'uomo, dalle attività dell'uomo, che permettono a biota diciamo alloctono non endemico del mare Adriatico, del Mediterraneo, di instaurarsi, di crescere e a volte di diventare specie invasive, cosiddette aliene. Nel vostro studio c'è anche una parte che riguarda in qualche modo diciamo una prevenzione, dei buoni comportamenti, dei suggerimenti per cercare di approcciare al meglio a questi cambiamenti. Sì, col monitoraggio costante, ripeto, di tanti anni, noi riusciamo a produrre dati che ci permettono di conoscere lo stato di salute, di fare modelli di previsione o di tendenze dal passato ad oggi, e quindi di poter dare comunicazione poi ai gestori futuri, oltre a discuterlo con i colleghi a livello scientifico, di quello che potrebbe essere una buona soluzione per migliorare lo stato di salute delle acque costiere e quindi delle produttività economiche del nostro sistema. Alcuni di questi consigli quali potrebbero essere per scendere diciamo nel pratico? Sicuramente una buona norma è quella di lavorare su una migliore depurazione delle acque da parte di scarichi reflui domestici e industriali, da parte della zootecnia, quindi avere attenzione a immettere diciamo acque meno cariche di nutrienti o di particellato organico, e sicuramente di lavorare anche sul mantenimento degli alvei fluviali puliti e di rimanere anche a mantenere la flora ripariale di questi alvei, che ha una importante funzione.
Cambiamo tema e parliamo della CISL Marche. Cristina Ilari, insegnante anconetana con una lunga militanza ai vertici della CISL Marche, è la nuova segretaria generale della CISL Scuola Marche. Eletta all'unanimità dal Consiglio Generale della CISL Scuola che si è svolta nel pomeriggio del 20 settembre a Iesi, Cristina Ilari subentra ad Anna Bartolini che dal 2011 ha guidato il sindacato regionale della Scuola della CISL con grande professione e passione. L'in bocca al lupo per il nuovo incarico e un ringraziamento per la Bartolini che lascia il posto a Ilari. E dal 23 al 29 di settembre sarà Sant'Angelo in Vado co-capitale della cultura per Pesaro 2024. È stato presentato il ricco programma veramente adatto a tutta la famiglia. Lo scopriamo insieme. Un paese che è pronto per accogliere, quindi un paese che attraverso le proprie associazioni in qualche maniera animerà questa settimana con le varie iniziative e quindi un paese veramente che si vuole mostrare nella sua fase più bella, accogliente a tutti coloro che vogliono venire a scoprirci. Gli eventi che trovate da conferenze di carattere storico, la prima che faremo proprio dedicata a Santa Margherita della Metola, a cura di Fabio Bricca, per poi arrivare praticamente a momenti di carattere musicale, carattere teatrale. Per esempio sabato 28 avremo una teatralizzazione nella Domus del Mito, una casa romana che è uno dei ritrovamenti archeologici più importanti degli ultimi 50 anni, dove degli attori vestiranno i panni dei personaggi mitologici che sono rappresentati nei mosaici e daranno vita a una visita, se vogliamo, tridimensionale, con i personaggi che escono fuori. Quindi cultura, arte, storia, archeologia, di tutto di più. Concerti musicali, avremo sabato un concerto tributo a De André e domenica 29 chiudiamo, oltre con la festa del nostro patrono, perché Sant'Angelo in Vado si chiama così in onore di San Michele Arcangelo, che si festeggia appunto tutti gli anni il 29 di settembre, avremo il concerto degli ex Ottago gestito dalla nostra, nel senso che sono ragazzi del territorio, ma sono ragazzi tra l'altro nati a Sant'Angelo in Vado, che comunque vivono buona parte della loro vita a Sant'Angelo in Vado, che sono i ragazzi dell'associazione Appennino con l'H davanti. E poi ovviamente la gastronomia, perché non può essere da meno, ma lì la gastronomia abbiamo Cosa c'è dopo, che è il momento per esaltare quelli che sono i prodotti migliori in assoluto, ma avremo anche un'iniziativa svolta con AMAP, che è l'ente praticamente della regione Marche, e dove faranno vedere anche loro la loro ricerca di filiera su prodotti enogastronomici. È una bellissima settimana quella che Sant'Angelo in Vado si presta a vivere, la capitale italiana della cultura assieme a Pesaro. Siamo molto colpiti e felici di questo programma, che è un programma che affonda nella storia anche della città di Sant'Angelo in Vado, della storia romana, della storia della ceramica, della storia legata ai luoghi, legata alle architetture, ma legata anche a un contemporaneo di oggi fatto di creatività, fatto di bellezza, fatto anche di passione che va dall'agricoltura alla valorizzazione di prodotti d'eccellenza come il tartufo, e anche a saper vivere però dalla musica, alla poesia, all'arte e a 360 gradi quello che è lo spirito della natura, della cultura e della capitale italiana della cultura, con un occhio anche alla visione internazionale, questo legame che Sant'Angelo ha da sempre, almeno da quando è stato il fenomeno della migrazione verso l'Argentina, in particolar modo la zona di Mar del Plata, e Sant'Angelo in Vado qui ci legano i motori, la storia anche di Benelli è anche uno dei motori ad uni più importanti d'Italia, e quindi tante occasioni in 7 giorni tutti da vivere per conoscere meglio la realtà di Sant'Angelo in Vado, in realtà è attorno, e soprattutto vivere quello che è lo spirito di questo progetto di 50x50, non solo farne un progetto culturale che poi diventa anche di turismo culturale, ma farne un progetto anche di turismo interno per fare in modo che tutta la provincia conosca meglio le proprie realtà più importanti da conoscere, da valorizzare, da fare proprie, e questa di Sant'Angelo in Vado credo che anche per la settimana in cui si cala sia un'occasione veramente importante da cogliere. E continuiamo in qualche modo a parlare di eventi ed appuntamenti. Continua fino a domani, domenica 22 settembre, la Sagra della Polenta a Montecchio di Vallefoglia. Gusto, musica e divertimento davvero per tutte le età. E sempre domani 22 di settembre dalle 9:30 la Marcia della Pace ad Urbino. Il ritrovo è al parcheggio di Varea. L'invito è aperto a tutti, l'iniziativa è a partecipazione libera e gratuita. È sempre domani, una domenica all'insegna del colore con Coloriamo Sassoferrato, l'appuntamento è dalle 15:30, l'appuntamento prevede anche la presenza di stand gastronomici e DJ set per un
Pomeriggio all'insegna del divertimento al Parco della Rocca. E ancora continuiamo con la giornata di domani, domenica 22 settembre, con Vivi Dante, la Libertà, edizione 2024, un appuntamento a ingresso libero che avrà avvio dalle 15.30 in Piazza Paoli a Fiorenzuola di Focara. E per questa sera è tutto, io vi ringrazio di essere stati in nostra compagnia, il telegiornale termina qui, vi lascio al Meteo 2000, vi auguro un buon proseguimento di serata qui su Canale 18. Previsioni per domenica 22 settembre. Cielo poco nuvoloso o al più velato. Venti deboli di direzione variabile. Mare poco mosso. Temperature stazionarie.